oggi vi riaggiornamento sulle mie serie TV preferite. Visto che nello scorso video non vi avevo detto proprio tutte le serie TV che mi piacciono, ho pensato di fare questo video aggiornamento per elencarvi le altre che erano meritevoli di essere nella mia classifica. Allora, al primo posto assolutamente c'è Una mamma per amica, che non ho citato nello scorso video perché era davvero un po' che non la rivedevo. Ho fatto un full immersion, ho riguardato tutte le serie, tutte le stagioni e in previsione appunto del 25 novembre in cui ci saranno le nuove puntate. Io adoro questa serie televisiva, adoro la leggerezza con cui affrontano i temi della quotidianità, i problemi di vita quotidiana. Mi piace veramente molto il carattere delle due protagoniste. E niente, veramente mi ritaglio un attimo di spensieratezza quando guardo quella serie TV, mi piace tantissimo, le adoro. Un'altra serie che sto guardando proprio in questo periodo è Teen Wolf, che mi ha fatto conoscere la mia amica Giovanna, che saluto. E non la conoscevo questa serie TV, sinceramente non avevo neanche mai visto la pubblicità in TV, figuratevi, cioè non, neanche su internet, ero totalmente a digiuno di questa serie TV. L'ho vista e mi piace, devo dire, mi piace parecchio perché ha un misto di ironia, suspense, alcune scene sono anche, devo dire, abbastanza horror, e quindi è un bel mix. Inoltre la storia, sono arrivata alla terza stagione, per ora non è scaduta ancora nel banale, nel monotono, riescono sempre ad inventarsi qualcosa di particolare che appunto ti incolla lì a guardarla. Poi un'altra serie TV che mi piace tantissimo e che sto seguendo sempre in questo periodo è The Walking Dead, di cui ho seguito tutte le stagioni fino ad ora, adesso sono al pari, quindi aspettiamo la nuova puntata. E niente, vabbè, è appassionante, avvincente. All'inizio, insomma, mi metteva un pochino d'ansia, devo ammettere. Poi comunque vedendola ci si abitua a questi zombie, quindi diventa meno pesante, ecco. Certo, sconsiglio di guardarla la sera prima di andare a dormire perché insomma, non ti lascia proprio uno stato d'animo particolarmente allegro, ecco. Però è assolutamente una serie TV da guardare perché è fighissima, ecco, mi piace tantissimo. Come avrete notato, io spazio da un genere all'altro così senza alcun senso, però è questo proprio il bello delle serie TV, che te le guardi così e non segui un filo logico, ma va bene così. Un'altra serie TV che vi voglio consigliare, appunto sempre per passare da un tema all'altro senza senso, è New Girl. Anche di quelle ho seguito tutte le stagioni, al momento mi pare siano fermi, non so se sia terminata totalmente o se ci saranno delle nuove stagioni, però anche lì veramente molto molto divertente, una serie TV molto ironica e mi piace davvero molto la protagonista, mi piace molto il suo look. Un'altra serie TV che un attimino più fantascientifica, se vogliamo, è Fringe. Uno dei protagonisti è Paisy di Dawson's Creek, che non vi ho citato tra le serie TV preferite perché la preferivo quando ero ragazzina, poi dopodiché non lo so, è avvenuto, diciamo, il meccanismo inverso, ho cominciato ad odiarla, non so, mi era veramente talmente tanto antipatico Dawson che poi ho preso in odio anche la serie TV, quindi non fa parte di questa classifica delle preferite, mi raccomando, volevo solo citarvi l'attore, di cui non ricordo il nome specifico, mi ricordo che si chiamava Paisy nella serie di Dawson's Creek. E anche questa è una serie TV particolarmente avvincente, in cui il personaggio un po' più particolare, appunto, il papà di questo ragazzo, sempre Paisy, non mi ricordo il nome, raga, non ce la posso fare, che ha una personalità un po' particolare, anche quella è una serie assolutamente da vedere. Vi lascio giù nell'info box i nomi scritti per benino delle serie, così se non le conoscete ve le andate a cercare, andate a vedere un attimino di che cosa si tratta e se vi piace le potete guardare. Consigliatemi le vostre serie TV preferite, scrivetemele giù nei commenti. Vi mando un bacio e ci vediamo presto nei nuovi video. Ciao!